Dai, quando la larghezza delle corna arriva a 10 cm, i maschi sono diventati pelanco. Amore, ciao. Quasi, quasi, sono proprio arrivato, sì. Mi sono fermato al bar un attimo a prendere, mi andava una cosa e arrivo. 5-10 minuti pago e sono lì, ok? Ciao, ciao, ciao. I maschi difendono il proprio diritto ad attaccarsi con le femmine in altri paesi. Spesso smettono addirittura di allenarsi per meglio tenere d'occhio il proprio harem. Per rivendicare il possesso del proprio harem, fanno risuonare frequentemente il loro branco. Mi scusi davvero. È che mi ha perso di aderenza in alto. Sembrava ce la stesse per fare, ha sentito come un fischio. Shh, e poi, vabbè, poi lo sappiamo com'è finita. Lei non si preoccupi, comunque pago tutto io, eh? Anzi, facciamo una cosa. Ho il libretto degli assegni, facciamo un assegno, vuole? Comunque, ci sono dei ferimenti. Vuole, benissimo, ma sì. Risolviamo la fra di noi, poi. Oh, vabbè, tanto questa qui la mettiamo tutto. È meglio che facciamo fronte perché poi con le assicurazioni uno chiama, poi manda il perito, fa la foto, poi ci litighiamo, invece è meglio. Invece noi constatiamo amichevolmente che ovviamente la responsabilità era mia e siamo a posto. Qua c'è il libretto degli assegni. Cosa dice? Come quantizziamo? Non so, mi dica un po' anche lei perché sono veramente in difficoltà, non mi è mai successo di disintegrare un locale con una macchina, per cui non. Può andare in estro varie volte durante la stagione. 5. Tuttavia. 1000? 5000? Vabbè, adesso è arrivato. 5000. Allora, 5000. Ah, perfetto, giusto, anche perché qua in montagna è tutto più caro. Ha per caso un. Benissimo. Premimi quel vuoto lì, per favore, il loggione lì. Paolo sta arrivando, è in paese.